Istituita nel 1988, la biblioteca d'Ateneo viene nel 2004 trasferita in un nuovo e moderno edificio, per essa progettato e costruito nel plesso universitario di Vazzieri a Campobasso. I servizi erogati sono rivolti principalmente agli studenti, ai ricercatori e ai docenti dell'università, ma nei termini previsti dal regolamento, la loro fruizione è consentita anche a utenti esterni. Alla biblioteca d'Ateneo sono organicamente e funzionalmente collegate le strutture bibliotecarie delle sedi decentrate di Isernia, Pesche di Isernia e Termoli. Nell'ampio salone d'ingresso, rivolgendosi al personale addetto, gli utenti possono assumere informazioni per un primo orientamento, chiedere che venga loro rilasciata la tessera di iscrizione per l'accesso ai servizi, esperire ricerche al catalogo elettronico nel quale sono registrate le notizie relative al patrimonio posseduto, ottenere in lettura o in prestito documenti della biblioteca. La biblioteca ha un patrimonio complessivo formato da circa 110.000 unità bibliografiche, le quali trovano posto in 8.500 metri lineari di scaffalature, di cui oltre 6.000 collocate nel magazzino. Per motivi di sicurezza, l'accesso al magazzino è precluso agli utenti, tuttavia esso costituisce il cuore nascosto della biblioteca, in cui è conservata gran parte delle risorse documentarie su formato cartaceo. Basti pensare alle oltre 70.000 monografie o alle 18.000 annate di pubblicazioni periodiche, acquisite per far fronte alle esigenze didattiche e di ricerca legate al crescente numero di corsi di laurea attivati presso l'Università del Molise. L'integrazione tra forme tradizionali e formati multimediali di trasmissione della conoscenza costituisce uno degli elementi connotanti la biblioteca d'Ateneo. Nell'aula multimediale, 24 postazioni consentono agli utenti di operare autonomamente per collegarsi a internet, consultare gli oltre 3.700 periodici elettronici ai quali la biblioteca è abbonata, accedere alle numerose banche dati disponibili, visualizzare e scaricare documenti. La partecipazione della biblioteca a reti nazionali e internazionali di cooperazione offre all'utente la possibilità di reperire materiali localmente non disponibili. I servizi di Interlibrary Loan e di Document Delivery permettono a studenti e a docenti di richiedere in lettura a altre biblioteche volumi e articoli di riviste per le loro necessità. L'attenzione verso contesti e ambiti culturali differenti ha portato alla coesistenza in biblioteca di fondi documentari legati a realtà solo in apparenza difficilmente conciliabili. Il Centro di Documentazione Europea e la sezione molisana e meridionale ne sono esempi emblematici. Il Centro di Documentazione Europea, mettendo a disposizione gran parte della documentazione ufficiale, cartacea ed elettronica, prodotta dalle istituzioni comunitarie, rappresenta la prospettiva più estesa sotto il profilo spaziale. Composta da quasi 10.000 titoli, molti dei quali antichi, sulla storia, sull'arte, sulle tradizioni delle regioni del Mezzogiorno d'Italia e in particolare del Molise, e arricchita dalla preziosa donazione Giulio Di Iorio, cospicuo fondo di opere di argomento demo-antropologico, la sezione molisana e meridionale, invece, costituisce il riferimento documentario più strettamente legato al territorio. La biblioteca è dotata di una elegante saletta destinata a ospitare incontri e manifestazioni culturali promossi sia dall'università sia da altri enti e istituti della città e della regione. Con l'indispensabile supporto dei servizi di consulenza bibliografica in sede e di reference digitale, modulati su più livelli a seconda delle esigenze utenziali, la sala consultazione della biblioteca offre agli utenti oltre 200 posti a sedere. In essa sono collocate a scaffale aperto e quindi direttamente fruibili dagli utenti, senza la mediazione dell'operatore, pubblicazioni periodiche e monografiche. Nella sezione riservata alle riviste sono disponibili fascicoli delle ultime 5 annate di oltre 800 periodici correnti, di cui la metà stranieri, relativi alle numerose discipline oggetto di insegnamento nell'università. Nel settore dedicato alle monografie sono collocate collezioni di classici delle principali letterature, opere fondamentali relative alla storia, alla letteratura, alle arti, repertori giuridici e codici vigenti, compilazioni biobibliografiche, atlanti, dizionari e enciclopedie. Una sezione della sala è riservata ai libri di testo. Legata a una consolidata tradizione biblioteconomica, ma nello stesso tempo pronta ad accogliere avanzate ed efficaci soluzioni tecnologiche, la biblioteca d'Ateneo cerca di assolvere la funzione istituzionale di biblioteca dell'università,
tenendo ferme sullo sfondo più ampie coordinate culturali e civili.